ci hanno provato per 30 anni a iniziare la costruzione del nuovo ospedale e noi abbiamo avuto la fortuna di riuscirci. Siamo riusciti, oggi firmiamo il contratto, ci sono ovviamente motivi di grande soddisfazione per questa tappa. Peraltro questa azienda si è impegnata a finire i lavori entro un anno. Noi ovviamente seguiremo con grande attenzione queste attività, le sorveglieremo man mano. Tutti gli impegni che abbiamo preso con Taranto verranno mantenuti. Questa città non è abituata a sentire un presidente di regione che dice inizieremo i lavori di un ospedale e che poi i lavori iniziano sul serio. Credo che sia la prima volta. Non so quante volte a Taranto hanno detto che qualche cosa sarebbe accaduto e poi non è mai accaduto. Quindi è un momento importante anche perché ricominciamo a creare un rapporto di fiducia tra questa città e le istituzioni in generale. Devo dire che la collaborazione che abbiamo ottenuto sia dal governo sia dall'agenzia che ha gestito tutta la vicenda, c'è stata una causa durata molti mesi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso speditamente entro l'anno finiamo i lavori e dopodiché con l'università, la facoltà di medicina che si insedierà dentro questo ospedale, Taranto avrà finalmente ciò che avrebbe avuto diritto di avere da 40 anni. I tarantini, tutti i pugliesi, cominceranno a pensare se questa sfida verrà vinta, che fidarsi delle istituzioni è possibile, perché questa è la vera cosa che io vorrei tanto che si realizzasse. Questo è il programma vero, che i tarantini riprendessero fiducia nella Repubblica, fiducia nelle istituzioni.